fritta e soprattutto quello che piace, almeno a me piace moltissimo, ci sono innumerevoli cerimonie del tè. E siccome io sono stato un grande amante del vino, non posso più berne tanto, mi concilio molto con il tè attraverso il tè. Ok, yeah. Vero? Ma sì. Tu sei stata una grande bevitrice? No. No, però visto che ho scoperto che mi piace molto il tè, sì. Chi ti ha fatto scoprire il tè? È la persona che è di fronte a me. Ah, sei io. E il vino, come stiamo al vino? Che appunto, non so se ti ricordi, i primi tempi lavoravamo insieme e dicevo no, io sono astemia, assolutamente, ecco. io il vino no, e invece mi sono coniugata così bene con il vino e velocemente che sicuramente nel mio passato c'era comunque la presenza del vino. Bene, in realtà conoscere è ricordare, e questo è Platone. Bene, allora, qui siamo a Santa Maria Novella, una piazza bellissima, siamo in inverno. Tra l'altro avete visto anche delle immagini dell'Arno, che insomma è un po' più... Ci preoccupa. Si è ingrossato un po', ecco. Meglio che stava a dieta, tutto sommato, ma niente di preoccupante. E devo dire che ogni volta che vengo a Firenze, Dio quanto amo questa città, la amo perdutamente. Perché? Perché è Massimo Ficino, Pico della Mirandola, Lorenzo, Poliziano, Botticelli. E ogni volta penso a loro. Bene, allora, Mieli Slavic è il nostro operatore. Angelino Cecchini è il nostro fonico. È vero, e io dico sempre Cecchini. Infatti sai che ti stavo correggendo, ma siamo 10 anni che eravamo insieme, non imparerò mai. Infatti ho pensato di dirlo io, temendo che tu sbagliassi. Hai fatto benissimo. Irina Romanmina è la nostra regista. Sennò che badante saresti? Sono la badante. Yeah. Allora, chi è la nostra regista? Irina Romanmina. Bene, in segreteria? Ci sono Lorella Antonini ed Elena Palaferri.